un'estate incredibilmente calda a Rockmond, persino più calda dell'estate del 62. La temperatura raggiungeva picchi di 40 gradi, non pioveva da settimane e c'erano stati ben 8 casi di persone morte per il caldo. E come penso già sappiate, non è una cosa particolarmente allegra. La gente cercava di ripararsi dal caldo all'ombra, ma invano. Eppure si bevevano cose fredde e si andava alla piscina, che non si poteva nemmeno definire piscina, poiché era solo uno stagno in cemento di medie dimensioni, di John Pemberton, agricoltore di mezza età che era così gentile da rendere pubblica la sua piscina ogni estate, al modico prezzo di $7 a persona. Quella domenica mattina le cicale cantavano alacremente nelle campagne. I bambini stavano a casa, oppure andavano a giocare al campo, e in generale sembrava essere tutto tranquillo. Era il 1987. Harry Wilson, rispettabile cittadino con addosso una camicia a scacchi e dei jeans, nonché meccanico ed aspirante scrittore i cui libri non avevano mai avuto successo, stava uscendo di casa per andare al Drinks and Drunks, il bar locale. Era consuetudine per gli uomini della città recarvisi verso le 10 per iniziare bene la domenica parlando di sport, donne e, perché no, di caccia, il tutto bevendo qualche drink tra amici. La grossa grassa moglie di Harry, Jackie, era intenta a vestire il loro figlioletto di soli 9 anni, Lucas. Il piccolo lanciava calci, faceva pernacchie e poi tornava a letto. «Non voglio alzarmi», disse mentre sua madre era al centro della stanza, immobile, con in mano la maglietta di New England Patriots che tanto Lucas le aveva chiesto per Natale. «Oggi è domenica, fammi stare un po' a letto, ti prego!» Gli occhi grigi di Jackie fissarono ardentemente il figlio, come a dire: «Caro figliolo, capisco tu voglia dormire, ma sono ormai le 10, dai. È tutto perfetto. Tuo padre va al bar a stare con rozzi uomini di Rockmond, mentre io e te andiamo a prenderci qualche gustosa torta al piccolo locale qui vicino. Stai un po' con tua madre». Ma a nulla erano servite le prediche, i lamenti e le preghiere. Lucas voleva stare a letto, e così sarebbe stato. «Lascialo dormire», disse Harry sulla soglia della porta. Jackie non ne poteva più. Lucas era una vera peste. Non ascoltava mai. Voleva sempre fare di testa sua. Sin da quando si muoveva nella pancia della madre, mostrava un carattere nervoso e feroce, dando calci e pugni, il che fece chiedere a Jackie se ci fosse qualcosa di genetico in merito. Anche Harry, per quanto lo amasse, aveva un carattere frenetico e dispettoso, ostile agli ordini e, diciamolo, alla responsabilità. Jackie ricordava benissimo quando, soli 5 anni fa, aveva visto Lucas decapitare tutte le bambole della collezione. Quando chiese al figlio perché avesse fatto ciò, lui rispose: «Era divertente». La donna tremò un po' e stette per dare al figlio dei bei ceffoni, ma poi si ricordò di aver letto su una rivista per brave mamme che no, picchiare i figli non è mai la scelta migliore. Mai. La scelta più giusta da fare in casi del genere sarebbe stata, a detta della rivista, mandare i figli in camera da letto e poi ripulire tutto. E così fece. Da allora il carattere di Lucas non era cambiato molto, ma Jackie aveva sempre provato a fargli capire, senza schiaffi e grida, che certe cose non andavano fatte. Harry, dall'altra parte, era sempre rimasto indifferente al comportamento del bambino e a volte lo odiava per questo. Certo, era sicura che gli insegnamenti del marito sarebbero consistiti in botte sculacciate, ma davvero non sopportava vederlo assecondare Lucas, persino ora. Le venne in mente una volta in cui gli aveva comprato dei fumetti e lui: «Un momento, ho un'idea», pensò sorridente. Prese il figlio per un braccio mentre lui continuava a saltellare con il dinosauro di plastica in mano. «Senti, Lucas», iniziò a dire, e così il piccolo alzò lo sguardo verso la madre, «che ne diresti se ti comprassi non uno, non due, non tre, bensì 9 fumetti di Batman, quelli che ti compri da Nathan Braxton?» Nathan Braxton era un uomo di mezza età che gestiva un piccolo negozietto di fumetti lì vicino. Lucas andava ogni settimana a comprare i fumetti del suo eroe preferito, Batman. Jackie era sempre felice di comprarli. D'altronde costavano poco e Nathan faceva un ottimo sconto in cambio di qualche aggiustatina alla macchina. Al negozietto c'era un ragazzo sedicenne di nome Eric. Raccontava sempre ottime battute ed era un tipo davvero allegro.
Una volta aveva raccontato una battuta molto divertente su cosa fanno un tedesco, un italiano e un francese tutti insieme in un bar. Comunque, gli occhi di Lucas si illuminarono e fece cadere il dinosauro. «Davvero? Evviva!» Abbracciò la madre, ma lei disse: «Ti comprerò quei fumetti solo se verrai con me a mangiare qualcosa fuori». Il bambino sembrò un po' titubante, ma poi disse: «Ok», e prese la maglia dei New England Patriots. Intanto Harry, sempre sulla soglia della porta, si mise ad ascoltare quello che stava succedendo. Sembrava che le acque si fossero calmate. Poteva sentire la moglie ridere con il figlio. Beh, non importava. Era ora di andare al bar. Chiuse la porta e uscì. 10 minuti dopo, Jackie e Lucas fecero lo stesso. Il sole torrido di agosto gli scottò il capo. I suoi vestiti iniziarono ad inumidirsi e poteva vedere le gocce di sudore scendere sulla fronte. Ripensò a quella volta quando in piena estate e con una temperatura di 42 gradi dovette aggiustare una macchina grossa così. Apparteneva ad un certo signor Brown, venuto in vacanza qualche anno prima. Da qualche giorno aveva cominciato a dare problemi, da quando Brown era venuto lì in Arizona e aveva avuto la grazia di guastarsi del tutto proprio quando il suo proprietario si era fermato nel cortile dei signori Wilson. Harry dovette quindi aggiustare il catorcio mentre il caldo lo faceva letteralmente svenire e suo figlio gli prestava gli attrezzi. Passò così tanto tempo ad ispezionare ruote, motore e ingranaggi che il suo collo, l'unica parte del corpo non protetta dalla canottiera e dai jeans e che era in bella vista, si ustionò e rimase così per 5 giorni. Alla fine il signor Brown, da lunghi capelli rossi e con l'aspetto di un hippie drogato, tutto pieno di simboli della pace e puzzante d'erba, partì. Un'ondata di caldo fece tornare il nostro alla realtà. «Almeno berrò qualcosa di fresco al bar», disse. Poi si mise a guardare quello che aveva intorno. Si fermò improvvisamente. Assorto com'era nei suoi pensieri, non si era accorto di essere a soli 2 metri di distanza dalla casa della signora Butler. Era una casa tutta tinta di colore giallastro, con 2 finestre al primo piano, una della stanza da letto e una della soffitta. Al lato dei gradini che conducevano alla porta c'erano 2 piccole statue in bronzo raffiguranti dei leoni, particolarmente molto insolito. Il giardino era incolto e l'erba era cresciuta a dismisura. Lì nell'erba potrebbe starci nascosta persino una dannata trappola per orsi, aveva detto una volta Stewart, amico di Wilson, mentre parlavano della signora Butler, e probabilmente aveva ragione. Si poteva sentire un odore sgradevole proveniente da lì dentro, nonostante fosse tutto chiuso. Diede un'occhiata alla casa tenendosi a debita distanza. Rachel Butler era universalmente conosciuta a Rockmond come una vecchia pazza. Aveva 76 anni, da cui era meglio stare alla larga. Portava sempre i capelli scompigliati, puzzava e come se puzzava, e aveva un sorriso strano stampato sul volto. Se ci si sporgeva dalla finestra della cucina, la si poteva vedere preparare strani intrugli con animali morti e robe verdi, il che le fece meritare il dolce appellativo di strega tra i bambini della città. Le persone che avevano spesso a che fare con lei riportavano di come non sapesse pulirsi bene, di come in casa tenesse animali impagliati e strani simboli scritti sulle pareti, di come a volte, quando era particolarmente schizzata, non potesse nemmeno pensare a bisogni come le tasse. Quindi a volte veniva sua cugina Marta, di qualche anno più giovane di lei, ad aiutarla. I bambini la temevano e gli adulti la consideravano più matta di Joe Hill, il tizio che pensava di essere posseduto dagli alieni. I parenti avevano provato a mandarla in un istituto psichiatrico, ma data la sua volontà ferrea e il pessimo sistema sanitario statunitense, beh, non stupiva che fosse ancora lì. Ma alla fine, riteneva Wilson, era solo una vecchia innocua, schizzata certo, ma comunque innocua. Lo pensava anche quando, passando davanti a quella casa ogni dannato giorno, Rachel usciva improvvisamente, come se lo stesse aspettando da chissà quanto tempo, e si precipitava verso di lui per parlare di argomenti come la magia, l'astrologia e lo spiritismo. Sembra di sentire le divulgazioni di un ubriaco schizofrenico che legge qualche opera di Edgar Allan Poe, aveva detto alla moglie mentre lei guardava per la 113esima volta il film Una sirena a Manhattan. Tuttavia, non era sempre stata così. Wilson ricordava un periodo in cui la signora Butler era sana di mente, simpatica e gentile.
Era un'amica dei suoi genitori e a volte era andata a mangiare da lei. All'epoca il suo sguardo era perfettamente normale, i suoi capelli erano ben curati e la casa aveva un odore di pulito e felicità. Era appassionata di giardinaggio e lavorava alla biblioteca scolastica. Mai Harry avrebbe immaginato cosa sarebbe diventata. La signora Butler aveva un figlio di nome Logan, Logan Butler. Wilson lo ricordava con affetto. Era nato nel 1951, figlio dell'attore Rachel Davis e Arthur Butler, in una piccola casa di campagna fuori città. Arthur Butler apparteneva a una generazione di contadini, ma lui aveva deciso di fare il nobile mestiere dell'idraulico. Aveva incontrato Rachel durante uno dei suoi turni ed era stato subito amore a prima vista. Dunque, la signora Rachel Davis divenne la signora Rachel Butler. Avevano deciso di fare un parto in casa perché quella era un'antica tradizione di ognuna delle loro famiglie e si era deciso di farlo nella casa dei genitori di Arthur, immersi nella dolce natura. Logan Butler nacque come una farfalla che, entrata dalla finestra, si posò sul suo dolce nasino. Wilson sapeva infatti tutti questi dettagli grazie alle storie che aveva sentito da sua madre, che all'epoca era lì. Pochi giorni dopo, il signor Butler morì in un incidente d'auto. Fu uno shock per tutti. La vedova Butler dovette quindi crescere Logan da sola, con l'aiuto di amiche e parenti e con lo stipendio che riceveva. Fatto sta che insegnò a Logan ottimi valori e il bambino crebbe con vari talenti e passioni: lettura, musica. Harry ricordava con piacere le serate estive in cui lo sentiva suonare il sassofono, la chitarra, matematica, eccetera. Ma la cosa in cui era davvero bravo era il box, forse per via del suo fisico. Sognava dunque di diventare un lottatore e, anche se all'inizio la madre guardava con spavento questo suo sogno, lo fece andare in palestra e a tutte le competizioni. Logan era davvero un tipo simpatico con cui stare, anche se a volte faceva un po' il bulletto nei confronti di qualche secchione della scuola, ma niente di grave. Tutti si aspettavano un futuro radioso da quel bel giovanotto dai capelli biondicci e gli occhi verdi, in particolare la madre, che non vedeva l'ora di vedere gli effettivi risultati del suo lavoro. Ma tutti questi sogni vennero frantumati quando Logan, un giorno che risaliva le scale di casa per andare nella sua stanza, mancò un gradino, giusto un piccolo gradino, cadde giù e si fratturò l'osso del collo. Fu totalmente inaspettato. La madre lo trovò qualche ora dopo, quando tornò a casa, e dalla sua bocca uscì un agghiacciante urlo che si sentì per tutto il vicinato mentre non riusciva a distogliere lo sguardo dal cadavere. I funerali si tennero 4 giorni dopo. Wilson ricordava di esservi andato. Ricordava i genitori che provavano a consolare la povera signora Butler. Ricordava lo sguardo di Rachel intriso di disperazione. Era una giornata piovosa, come è solito durante i giorni di lutto. Da allora, la mente della donna iniziò a mostrare segni di squilibrio. I ragazzi in biblioteca affermavano di sentirla piangere a volte e riportavano casi in cui la sorprendevano a fissare il vuoto con espressione assente. I parenti venivano spesso a consolarla, ma non bastava. La notte andava in giro invocando il nome del figlio. Un chiaro caso di crollo mentale, aveva detto James Wilson, che all'epoca lavorava in ambito medico. I discorsi della donna divennero sempre più strani. Iniziò ad appassionarsi a cose occulte e una notte d'ottobre Harry, all'età di 18 anni, vide sulle mura di casa Butler un enorme disegno raffigurante una strana creatura, di cui però la signora Butler negò sempre di essere l'artefice. Le stranezze aumentarono e non ci volle molto affinché venisse licenziata ed evitata da tutti. Tutti questi ricordi riaffiorarono nella mente del signor Wilson mentre si domandava cosa fare. Da qualche tempo la vecchia pazza si era chiusa nella sua casa, tenendo le tapparelle abbassate e non contattando nessuno. Era molto strano e a volte si chiedeva se non fosse morta. Domanda stupida. Ovvio che non era morta. Poteva sentire vari rumori provenire da lì dentro. L'ultima volta che era successo qualcosa di simile, ricordò il nostro protagonista, la vecchia se n'era uscita affermando di sapere quale fosse la data della fine del mondo. «Sarà domani», aveva detto. «Che idiozia!»